Benvenuto nel mio salotto a Federico Tolardo, attore formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma con diverse esperienze anche come regista ed autore. Hai cominciato a scrivere una serie web che ha avuto molto successo perché è stata prodotta da Studio Universal. Parlo di low budget, cinema geneticamente modificato. E mi racconti un pochino da dove è nata questa idea? Come hai lavorato inizialmente anche con Antonio Piso e poi come è arrivata insomma questa produzione da parte di Studio Universal e come è diventata una serie televisiva a tutti gli effetti distribuita poi su un canale. Sicuramente è stata una cosa inaspettata perché noi non avevamo idea che un giorno poi qualcuno se ne sarebbe interessato e avrebbe comprato il progetto ad un'altra casa di produzione che l'aveva comprata e prodotta a sua volta. Antonio Pisu l'ho conosciuto al Centro Sperimentale e poi abbiamo avuto, insomma, abbiamo intrapreso strade diverse, ci siamo rincontrati e un giorno lui da attore, non lavorava io da attore neanche, stavamo guardando il soffitto, spesso questa è una cosa che dico, e abbiamo deciso di scrivere qualcosa per non stare con le mani in mano. E un cortometraggio di 10 minuti. E da lì poi è nato tutto perché ci siamo trovati bene, ci stavamo divertendo, era estremamente terapeutico scrivere, era la prima volta che lo facevamo e tra l'altro da quel momento in poi non ci siamo più fermati e abbiamo proposto mesi dopo a Giovanna Cucinotta questa serie possibile televisiva, anzi no, per internet, perché era per internet all'inizio. Poi l'hanno vista, hanno, sai, parlottato e noi ci tenevano piuttosto in disparte, ci hanno detto ragazzi, ma potrebbe andare in televisione. E abbiamo detto, bene. E quindi da allora, niente, abbiamo iniziato questo percorso anche da autori. Chiaramente ci siamo scritti, anzi forse l'abbiamo fatto per quello, ci siamo scritti le parti perché volevamo recitare e quindi ci siamo scritti una storia. Per trovarci lavoro, insomma. E infatti di altri progetti ve ne siete inventati perché nell'anno che si è appena concluso avete finito di girare un film, sempre nato da una vostra idea, tua e di Antonio Pisu, e che poi è diventato un film in uscita nelle sale. E parlo di Nobili Bugie. Qualcuno è venuto a sapere tramite, insomma, non lo so, forse miracoli della nostra esistenza, dell'esistenza della serie televisiva, e ci ha chiesto di scrivere un soggetto. Il soggetto è piaciuto, ci hanno detto di scrivere una sceneggiatura, la sceneggiatura è piaciuta e poi dopo pochi mesi ci siamo ritrovati sul set con Giancarlo Giannini e tanti altri attori incredibili che non ce l'aspettavamo ed è stata un'esperienza fantastica. Quindi Nobili Bugie, aspettiamo al cinema di vederlo perché ormai sta Nobili per Bugie, sì, uscire. Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Vanno Mariscotti, Raffaele Pisu, ed è stata una cosa pazzesca, sì. E anche lì chiaramente io recito, mi sono scritto una bella Beh, ma parte. tu praticamente devi essere un autore e un attore, Sì, così in modo. mi raccomando da solo, Mi ragazzi, mi raccomando. raccomando, fate fare questa parte a questo ragazzo. Ma sei tu, lo so. Allora, vediamoci il trailer di Nobili Bugie. Mi è venuta un'idea. Cazzo. Dobbiamo dire agli ebrei che la guerra continua. Signor, sì, signora! Ci sono molti tedeschi qua sotto. Altri sono in giardino. Tiro teso! Ed è rete! 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 Il barone d'Arpadvice vince per la seconda volta il campionato! Allora, non ti sei raccomandato solo al cinema e in televisione, perché ti sei autoraccomandato anche al teatro con Lettere di Oppio, che è uno spettacolo teatrale in cui tu hai curato la regia. Mentre Antonio Pisu è uno degli attori protagonisti Si è dello scritto anche spettacolo. lì, insomma, il metodo è quello. Venne a trovarmi e mi disse: guarda, io ho scritto uno spettacolo teatrale. Ma cavolo, ho detto così in due giorni, no, è un po' che ci penso. Volevo farti fare la regia. Ah, ma dai, va Quindi ti ha detto bene. male, perché in realtà tu vuoi sempre scriverti le parti per fare Esatto, mi ha detto, ma l'attore. l'attore, però, guarda, io posso fare quella parte perché è un testo a due, è molto carino.
e mi fa la parte del ragazzo, no, quella la faccio io, mi fa lui. Ah, mi hai fregato questa volta, no? Comunque è un gruppo, il nostro, che funziona. È stata la mia prima regia e devo dirti la verità che loro mi hanno lasciato molta libertà. Ma è uno spettacolo divertente? È uno spettacolo comico, sì, è uno spettacolo comico, molto divertente. La storia di due persone, una nobildonna che vive da sola perché il marito è in guerra, vive da sola con il maggiordomo giovanissimo. Si odiano reciprocamente, però lei non può mandare via questo maggiordomo perché è fortemente voluto dal marito. Quindi quello che possono fare tutto il giorno per anni, per mesi, è nient'altro che odiarsi. Allora, vediamoci al trailer di Lettere di Oppio. Il comandante George Wellington è deceduto nell'eroico adempimento di difendere il forte! Se è accaduto qualcosa, George. Sarà benissimo. Zitto! A voi interessa tenervi stretto solo il vostro lavoro. Se la lettera arriva domattina, il signor Wellington non è morto. Passate la tempesta, odo ugelli far festa. E la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Allora, Federico, immagino che starete già pensando a qualche altra cosa da fare. Io e Antonio. Tu Antonio, e soprattutto chiaro. dovrai vendicarti perché cioè, lui ti ha fatto fare la regia, quindi adesso qualche progetto in cui invece tu reciti e lui farà la regia dovrà uscire fuori. Che state combinando? Hai detto bene, perché mi sono già vendicato. Abbiamo scritto, ecco, siamo partiti da uno spettacolo a teatro, uno spettacolo teatrale. Abbiamo detto, ma perché non torniamo di nuovo a fare qualcosa per la televisione o per internet, non lo so. Quindi sì, abbiamo deciso di scrivere un'altra serie televisiva che stiamo montando e insomma sta per nascere. E lui fa l'attore, io anche chiaramente, però questa volta faccio io la regia del tutto insieme a un mio grande amico che è anche il direttore della fotografia, che è Tommaso Giavidi. Hai recitato in una serie con Raul Bova, Parlo di Fuoco Amico. Fuoco Amico, sì. Ecco, qual è la differenza di recitare su un set in cui vieni chiamato, devi solo fare l'attore, arrivi, fai il tuo ruolo e basta, tutti ti coccolano e sei così l'attore scelto, e invece è un progetto, sì, che ti devi inventare dall'inizio, devi stare lì a pensare, poi a capire chi lo può produrre, fino, insomma, al confezionare il tutto. Beh, chiaramente, mi stai portando a dirlo, gestire un progetto che nasce da te implica il fatto che stai pensando miliardi di cose e quindi forse te lo godi una volta che il progetto è finito e lo vedi, perché prima, ecco, per quanto mi riguarda, per esempio, non mi occupo solo della parte, cosa forse sbagliata o più difficile se non sbagliata, e quindi penso anche agli altri attori, a quello che devono dire, a quello che si può migliorare, a fare le prove, tentare di capire se quello che hai scritto funzionerà per quella persona, e poi ci sei tu. Mentre invece quando reciti una parte che ti hanno assegnato e che ti ha assegnato qualcun altro, lì hai la possibilità di concentrarti solo su quello. È sicuramente più facile, non dico di viverla meglio, perché comunque sono uno che si agita. Però in qualunque caso, più facile, ma magari meno divertente. Meno divertente, mi diverto sempre molto dopo. Quando, per esempio, anche ecco, con le scene con Raul Bova. Devo dirti la verità, mi sono divertito, sì, sicuramente a farle, però c'è un momento in cui pensi a chissà se questa è la giusta direzione. Poi il regista ti dice va benissimo, tu sei contento, ti rimane il dubbio, però una volta che le vedi ti diverti molto di più di quando in realtà non le stavi facendo. Allora, vediamoci uno di questi momenti in cui ti diverti di più dopo. Vediamocelo. Dovresti vederlo adesso. Dovresti vederlo adesso. Sì, lo vedo. Dobbiamo collaborare, te l'hanno detto? Ascolta, io con te non giocherei nemmeno a Tetris. A Risico, per farti capire. Mi spiace, mi servono documenti falsi e la costruzione di due identità blindate. Però quando dici queste cose qua un po' mi piaci. Non è vero.
Per chi sono? Rebecca e De Santis devono passare per mercenari. Grande carriera, brillante esperienza, mi servono subito. Ho capito perché hanno chiamato me. Perché? Perché sono molto, ma veramente molto più bravo di te. Allora mi servirebbe del caffè, delle mentine pure per te e dell'acqua gasata, grazie. Che tiene di culo, no? Addirittura? È stato un trafficante, hacker, c'è una consegna al suo nome, ha comprato una centrifuga da laboratorio e uno spettrometro, roba da lusso. Dammi l'indirizzo. Allora, via Antonio Sciavicco 45, è un supermercato, c'è anche un parcheggio enorme. Wow! Risulta un'altra spedizione fatta 3 giorni fa allo stesso indirizzo. Stesso nome, diverso corriere. Hanno comprato del gas cromatografo e cose varie. Hanno suddiviso gli ordini per non creare sospetti. Oh mio Dio, ragazzi, stanno mettendo su un laboratorio coi controcazzi. Allora Federico, abbiamo diversi appuntamenti con te perché dobbiamo andare al teatro a vedere Lettere di Oppio, dobbiamo recuperare lo budget se non l'abbiamo visto e soprattutto dobbiamo aspettare il film Nobili Bugie al cinema e la nuova serie che stai appunto chiudendo che si chiama? Granchi Reali. Granchi Reali. Che dobbiamo assolutamente... A che fare con la pesca dei granchi reali? Più e meno, insomma, però non... Guarda, non totalmente. Che qui sei in un campo un po' pericoloso, perché c'hai dei vegani intorno. Quindi... No, ma noi non li mangiamo, non li mangiate, vorremmo pescarli, ma non ci arriviamo neanche. Va bene, allora vi potete vedere Granchi Reali. Sono quanti episodi? 8 episodi da 20 minuti. Quindi, da non perdere. Ti ringrazio di essere stato qui e che dire, Federico Tolardo, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie c'è? A questo chi bellissimo c'è? Salotto, tra l'altro. È bello, è comodo. Comodo.